Siamo con Sergio Sorrentino, nel quindicesimo municipio oggi. Finalmente, per così dire, la lotta paga da una situazione molto complicata di sfratto. Ha avuto un aiuto tramite il municipio e il sindacato dell'Unione Inquilini. Ripercorriamo brevemente la storia, Sergio. Voi provenivate da una situazione di sfratto da 2 anni ormai, dal 2012 Dal anzi, 2012, giusto? esatto. E che percorso avete avuto? Abbiamo avuto il percorso con le udienze in tribunale e poi gli accessi dell'ufficiale giudiziario. Poi però mi stavi raccontando che siete giunti appunto all'Unione Inquilini. Allora, in poche parole, il presidente Barletta del 14° municipio ci ha messo in contatto, diciamo, con l'Unione Inquilini, con Fabrizio Ragucci. E da lì è cominciata la lotta, perché il primo accesso della forza pubblica ci doveva essere il 17 ottobre del 2014. Facendo una manifestazione sotto casa e tutto, insomma, siamo riusciti ad evitare la forza pubblica e a prolungare, diciamo, l'intervento sia dell'ufficiale giudiziario che della forza pubblica, che hanno rimandato al 27 gennaio del 2015. Grazie a questa lotta, voi oggi siete entrati da pochi giorni in un appartamento Sì. dell'IPAB. Avete firmato il contratto, vi è stato fatto l'allaccio a tutte le utenze, quindi luce, gas. Secondo il contratto, voi starete qui per 4 anni. E raccontaci esattamente perché il pagamento viene fatto a voi. Allora, il pagamento viene fatto a noi ogni 2 mesi da parte del comune, che prima di firmare il contratto, l'affitto era di 700 euro mensili. Poi, dopo, l'hanno scalato a 500 euro, però il bonifico, diciamo, da parte del comune, da 700 euro, era da parte loro 407 euro, e io avrei dovuto mettere la differenza per arrivare a 700 euro. Ma adesso, siccome l'affitto è di 500 euro, in poche parole viene riguardato La la parte del percentuale. beneficio del bonifico che dovranno fare loro, che sarà, insomma, di 500 euro, penso che saranno intorno ai 300 euro, una cosa del genere. Questo avverrà per 4 anni. 4 anni. Allora, il contratto dell'affitto è 3 più 1. E poi dopo, se ci saranno i soldi, ma se non ci aumentano l'affitto, rimaniamo qui. Voi comunque nel vostro percorso di lotta chiaramente avete fatto la domanda per la morosità incolpevole, per No. la casa popolare, quindi state in Esatto, graduatoria. tutte graduatorie, tutte vinte. Morosità incolpevole al 12° posto. Per la casa popolare 1900 e passa, 1970, una cosa del genere, e poi C'è ancora quell'altra. un po' di strada da fare per la casa popolare. Vabbè, piano piano, insomma, da come ha detto, come si chiama, quella del comune, La danese alla danese, insomma, se sta a sbrogliare le cose. dice che stanno dando Ah, 30-40 appartamenti sì. popolari al mese. Piano piano arriverà pure al turno nostro. E come funziona invece dal punto di vista della sua pensione? Perché mi stava raccontando appunto che c'è qualcosa legato anche alla sua pensione. Allora, noi stiamo in causa con l'INPS, perché una pensione di invalidità con gli stessi documenti, con gli stessi incartamenti e tutto, l'hanno fatta passare, che in poche parole da 1° aprile del 2014, insomma, si percepisce ogni mese 290 euro. Ok. Quest'altra di pensione, diciamo, di vecchiaia anticipata, che poi data anticipata non è perché ho 65 anni, ho dovuto fare ricorso e siamo in causa e ancora non si sa nulla. No, quindi siete in attesa di sapere anche Esatto. di questo fatto. E quindi attualmente.
Chiaramente voi siete contenti e il percorso che avete fatto con il sindacato e grazie anche al sostegno del 14° municipio vi ha comunque messo in una posizione positiva rispetto alla lotta appoggiati. Sì, esatto. Penso che direttamente su tutta la zona, sull'arco di Roma, penso che saremo i uno. Vi sareste aspettati voi questo aiuto? No, onestamente no. Perché, vivendo molto più sereni e riposati. Perché il 1° luglio ci hanno fatto vedere questo appartamento, il 9 luglio c'era l'accesso della forza pubblica e dell'ufficiale giudiziario, che la forza pubblica, proprio il commissariato, ci ha chiamato e proprio minacciati: ti devi trovare casa, perché se no dormi dentro la macchina e loro vanno dentro una casa famiglia. Però, perché certamente avrebbero diviso il nucleo. Esatto. Però siccome io ho detto al commissario, in poche parole, quando vai a parlare con un proprietario di casa e parli di morosità incolpevole, tu sei colpevole, però sei colpevole perché non hai pagato l'affitto di casa e la casa non ti ha affitta nessuno. Ma c'è una legge comunque adesso, no? Quindi... Non è vero, la legge c'è, il municipio ci ha dato dei documenti che ci rappresentavano loro, che avrebbero garantito loro e tutto quanto, però non ti sei infilato nessuno lo stesso, perché dicevano sempre: adesso prendiamo in considerazione la questione e ti facciamo sapere qualcosa, cosa che non è mai avvenuto. Signora, lei vuole dire qualcosa? Che devo dire? Ah, io sono commossa, non riesco. Va bene, finalmente la vedo sorridere comunque. Tu Gianluca? Stavo preparando. Io mi sento contento perché c'ho pure il lavoro vicino, figlio, mi alzo. Tu stai continuando ad andare nel centro dove andavi prima? Quale? Alla West, non sì. Parlare del lavoro, quindi non hai avuto nel centro dove andavi, quindi comunque la tua vita non è neanche cambiata, è cambiata solo in meglio, è quello che in avevi meglio, prima sì. Ora ti manca internet, basta. Tanto papà ha detto quando è abbiamo mi mettiamo internet tranquillo, ha detto. Famo il computer più veloce perché questo mi sta diventando vecchio per mettere Facebook. E vabbè, andai piano piano. A me mi piacerebbe se tu vorresti venire a vedere il lavoro mio dove sto io. Sì, ci verrò. Grazie. Prego.